Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Favij ed oggi siamo in un video un po' particolare perché oggi qui con me c'è un amico che probabilmente conoscete tutti. Ringrazio il mio amico Favij della bellissima presentazione, è sempre bello mantenere i rapporti, Fav. Cari amici, vi chiederete perché oggi siamo qui. Ebbene sì, oggi siamo qui per un importantissimo motivo. Io ed il mio amico Nicolò. Vorremmo mostrarvi il primo tutorial mondiale di esibizioni circensi. Direte, un'arte così difficile? Ebbene sì, in una sola settimana, e dico una sola, siamo riusciti ad imparare ogni singolo trucco. E ora vogliamo mostrarvi. Eccomi qui, ora mi esibirò nella fatidica arte dei rotoli di carta. Attenzione, semplicissimo, abbiamo tre rotoli, lancio il primo, scusate l'emozione, scusate, è sempre l'emozione, porca. Step numero 1. Il domatore di bestie feroci. Stai indietro, bestiaccia. Non ti avvicinare. Ho detto non ti avvicinare. Step numero 2. Il domatore di fuoco. Step numero 3. La prova di dolore. Ok Paul, stoppa la ripresa. Paul, stoppa la ripresa. Non la faccio, Paul, sei scemo, non la faccio questa cosa. E tuttavia fare ridere non è sempre una pagliacciata. Conosciamo la storia di un naso rosso, dell'opportunità di accogliere la vita e di rigenerarla. E c'è un articolo a proposito. È il 1989, quando in Romania cade il regime dittatoriale di Ceausescu. La situazione del paese è sempre più caotica. Nel 1992 un servizio alla televisione francese racconta la drammatica situazione dei bambini abbandonati da famiglie disastrate, fuggiti dall'orfanotrofio, che vivono a Bucarest lungo i canali sotterranei che portano il riscaldamento nella città. Sono migliaia, una stima parla di 3.000, e sopportano i morsi della fame sniffando l'aurolac, uno smalto colloso per la verniciatura, contenente solventi con effetti allucinogeni. A guardare quella trasmissione c'è un ragazzo di 20 anni, franco-algerino. Il suo nome è Miloud Oukili e non ci dorme a pensare a quei ragazzi con gli occhi vuoti a causa della droga e invisibili al mondo. E decide di fare qualcosa, di partire per conoscerli e magari aiutarli. Li trova subito, dopo un viaggio in treno da Parigi, quando scende alla Gare du Nord di Bucarest, sono lì che chiedono l'elemosina. Lo avvicina una ragazzina di 12 anni che gli si offre come prostituta per i pochi soldi appunto che le permettano di comprare la colla. Dentro la valigia Miloud ha pochi vestiti, ma un sacco di attrezzi da clown, un organino e nasi rossi. Non sa una parola di rumeno e allora chiede ai bambini di insegnargli la loro lingua. In cambio lui insegnerà loro l'arte della clowneria.
Nel 1996 nasce così la Fondazione Parada. Il clown è lì per ridere di ogni miseria, per seppellire le paure, per spegnere il dolore, dice Milù. Non è un educatore né un sociologo, ma un saltimbanco, fiero di essere tale. Ha messo in gioco la sua tenerezza, il suo amore per lo spettacolo, il gusto del riso per esorcizzare la paura. Così ha saputo farsi accettare da chi ha alle spalle storie difficili e diverse. Ha ricreato con i suoi ragazzi una famiglia, senza orari né obblighi. Attraverso lo spettacolo i ragazzi imparano a prendersi in giro, a rispettare gli altri, ad acquisire il senso di responsabilità, a prendere contatto col mondo esterno. Hanno un ruolo, quello di diventare il pubblico, e una storia da raccontare. Lo fanno con abilità e destrezza, con la capacità dei veri artisti. Con i proventi degli spettacoli e le donazioni, la Fondazione Parada organizza un centro diurno che accoglie i ragazzi e propone corsi di qualificazione al lavoro, una decina di appartamenti dove possono vivere in comunità, un pulmino che gira la notte per la città offrendo soccorso, intessendo rapporti. Qualcuno ha trovato un lavoro, tutti imparano a leggere e a scrivere, a parlare una lingua meno essenziale di quella della strada, imparano a dare, a capire che tutto si guadagna, che bisogna lavorare per vivere, che si può vivere e ridere e suscitare un sorriso. Clown del mondo nel circo della vita. Lo so cosa è la strada, perché la strada non ti insegna tante cose belle, ti insegna a rubare, ti insegna a fare la prostituzione, ti insegna a fare tante cose brutte. Poi non avevo più fiducia in nessuno, proprio nessuno, solo in me e poi in Dio. Per sopravvivere rubavo, così aiutavo i genti a creare i bagagli, tutto questo in stazione, lavavo i vetri. Non voglio stare da solo, mi fai un po' di fastidio. Ma veramente a Bucarest hanno incontrato una popolazione di minori e di bambini che aveva fatica a ridere. Viveva sottoterra, senza tetto per la notte, senza famiglia, senza servizio sociale, senza spazio educativo per giocare come dei bambini. Il pagliaccio può sbagliare e chi sbaglia fa ridere la gente. Allora, partendo dalle loro realtà, abbiamo riso di noi che facevamo il clown che si prostituisce, il clown che è piccato, il clown che non mangia, il clown che è arrabbiato, il clown che ha un piatto in mano e vorrebbe distruggere tutto, ma non si trasforma in giongleria. La vita è un teatro, è un gran circo, penso, molto drammatico. L'uomo deve lavorare per essere magico e clownesco.
vinto sulla Spanitrofio. Dopo mi ha messo sulla strada e basta. Cantavo nel Metropolitana, che si faceva un po' di soldi. Compravo da vestirmi e poi da mangiare. E poi comprare la cola, che in quello tempo mi drogavo tanto. Allucinazioni che ti dà la cola, che proprio non hai fame, non hai freddo, non conosci più quello che fai. Meno per me significa un padre e un mio fratello! Abbiamo imparato la dignità, abbiamo imparato la possibilità di sopravvivere quando non c'è più nessuno che ti voglia bene, quando non c'è più nessuno che ti pensa, quando non c'è più nessun spazio aperto per te. Mi piace quando io mi fai trucchi. Vieni, se vieni tutta la gente in me, si ridono. Perché io fai da ridere tutta la gente. Perché questo ti dà anche un po' di applausi. Anche la gente mi piace quando ride, quando ride, si divertono nel nostro spettacolo, e poi mi piace anche che loro, qualcuno di pubblico, capiscono la nostra vita. I do what you want, but I...